Ciao ragazze, benvenute sul mio canale. Oggi nuovo video, oggi c'è il sole, oggi è venerdì, sono le 11, farò questo video al volo dei miei prodotti finiti, ma prima iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciatemi un bel like. Iniziamo subito. Vi direte, ma perché tieni la tapparella abbassata dietro? La tengo abbassata perché ho visto che se no c'era troppa luce e non si vedeva bene, magari non si vedrà bene neanche adesso, però prima proprio era veramente troppa e quindi ho abbassato la tapparella e sembra che sto di giorno chiusa dentro. Comunque, bando alle ciance. Allora, ho preso questo morbidente felce azzurra, ho preso questo col tappo azzurro. Io di solito non me li cago mai, gli ammorbidenti col tappo azzurro, col tappo blu o queste tonalità fredde, non lo so perché mi butto sempre su colori tipo, non lo so, il rosa, il fucsia, questi colori un po' così, non lo so perché, forse c'è una spiegazione psicologica, ma al momento la ignoro. Comunque, il profumo è buono, dà proprio l'idea di freschezza, dà proprio la sensazione di freschezza, di pulito. Dice 45 lavaggi, ma anche no, io lo uso, l'ho usato e ne ho fatti di meno, ne ho fatti di meno, non ne ho fatti 45. Comunque, secondo me, preferisco altri. Andiamo avanti. Poi ho provato questo Perlana, mi è piaciuto per lavare i panni delicati, i capi di lana, di seta. Allora, il profumo devo dire che mi piace, è buono. Ho usato per tanto tempo il sole per i capi delicati e devo dire però che il profumo del Perlana è molto, si sente per molto più tempo, si sente per molto più tempo. Infatti, ho fatto caso a questa cosa, ho fatto più lavaggi e ho avuto proprio, questa sensazione, che poi non è una sensazione, è una certezza. Quindi il profumo si mantiene per più tempo, i capi effettivamente rimangono belli morbidi, dice che previene i pallini, mantiene la forma, effetto cashmere. Sono 3 litri, mi è durato abbastanza, devo dire, e questo sicuramente lo ricompro perché sono soddisfatta. Poi ho finito questo profumo per la casa, ragazze, questo qui. Molto molto buono, devo dire la verità, anche questo vaniglia e tè bianco, dolce, a me piacciono i profumi dolci, quindi sono quelli che metti nel cosino che spruzzo ogni tot tempo da solo nel contenitore, quello bianco, non so se ce l'avete presente. 70 giorni di freschezza. Sì, in effetti dura abbastanza. Poi dipende anche voi a che livello di frequenza volete che vi spruzza, perché ovviamente ci sono vari livelli. Adesso la tempistica non l'ho calcolata, però a seconda se volete che spruzza più spesso o meno spesso, ovviamente la durata cambia. Comunque molto buono. Ma questo qui, secondo me, è ancora più buono. Questo qui è, allora, non lo so pronunciare, quindi scusate se sbaglierò. Comunque c'è scritto Themis Legion Exinthisi Cool Lining. Oddio. Oddio. Ragazze, non so cosa voglia dire, non so cosa c'è scritto, la profumazione quindi non la so, forse sarà il nome forse di un fiore, di questo fiore bianco, non lo so ragazze, però guardate, se riconoscete la confezione, se riconoscete l'immagine e volete provare, a me è piaciuto tantissimo, è buono, infatti se lo ritrovo lo riprendo assolutamente. Molto molto buono. Mamma mia, che buono! Io l'adoro questo, veramente l'adoro. Poi,
Allora, questo shampoo qui dell'Ultra Dolce, questo qui, shampoo rivitalizzante effetto detox, tè verde 5 piante benefiche, l'avevo già comprato, me l'hanno ricomprato, l'avevo già provato, l'ho riprovato e effettivamente per me, per i miei capelli, anche no. C'è di meglio, preferisco altro, dice capelli normali, effettivamente io ho i capelli, come voi sapete, secchi, però devo dire che cioè proprio non mi piace assolutamente. Quindi eucalipto, verde, verbena, ortica, limone, aloa, però, o aloe, chi può dirlo? Oggi proprio non riesco a parlare. Comunque, andiamo avanti. Ci si capisce tra di noi. 300 ml, comunque, no, non è, ma neanche il profumo mi piace. No. Mentre invece sì, questo. Allora, come vi ho detto, sto prendendo tutti questi qua, tutti i colori. Allora, questo rosa mi piace tanto, ha un po' l'odore di bimbo, setificante, bagno doccia crema, perle di seta e vaniglia, molto buono. Questo sì, mi piace. Questo invece è sull'emolliente, muschio bianco e fiori di tiare. Buono anche questo è più fresco, forse anche più come profumazione un po' più sull'estivo. Poi per le mani, felce azzurra, questo qui va bene, è un antibatterico, menta e lime. Buono, sì, questo per le mani va bene, te le lascia morbide e non me le secca, e già questo vuol dire. Poi ho provato questa crema. Allora, questa crema è buona, però c'è da dire una cosa su di me. Allora, io ho la pelle secca. Questa è una crema. Allora, il profumo ok, è buono. È una crema trattamento rivolumizzante profondo antirughe. Allora, è una crema molto ricca. Molto ricca. Allora, io se la comprate, usatene poca, nel senso che forse ne mettevo troppa io, o forse è veramente troppo ricca per me. Fatto sta che ho notato che nel periodo che ho utilizzato questa crema mi sono usciti i brufoli. Adesso non so se è stata una coincidenza, però ho smesso di usarla, mi sono passati. Poi l'ho usata in concomitanza di un'altra crema, quindi alternando e mettendone molto meno, e non mi sono più venuti. Io sospetto che sia stata questa a farmeli venire. Quindi la crema è buona, però va usata secondo me poca. Va usata secondo me poca. È una crema nutriente, la sensazione subito di, come dire, molto confortevole, cioè sentivo che la mia crema era bella, idratata, con questa così levigata, nutrita in profondità, non mi tirava e tutto, però ecco l'unica questa accortezza, e la crema è questa qui, ecco qua. Ho provato anche questo, sì, è il siero, questo siero occhi. Mi è piaciuto, sì, lo ricompro se lo trovo. È leggermente dorato, cioè non è che si vede, nel senso quando lo mettete, però la crema, cioè il siero, quando lo tirate fuori, insomma, è leggermente dorato, come se ha dei piccoli piccoli brillantini, piccoli piccoli, cioè anche carino, è carino pure, e comunque nel contorno occhi fa il suo lavoro, devo dire. Sembra subito spianata la pelle, distesa, quindi sì, mi è piaciuto assolutamente. L'ho usato un sacco e nonostante la confezione è da cos'è, 15 ml, mi è durata un pacco, perché tanto ne basta poca, quindi promossa.
Poi ho terminato questo profumo, Tesori d'Oriente. Allora, è molto buono, Fiori del Dragone. Ricorda Hypnotic Poison, per chi lo conosce, quello nella boccetta rossa. La profumazione è quella, molto dolce, vanigliato. Mi è durato un sacco, anche questo, ne basta poco. E fa il suo effetto, costa molto molto meno, costa pochissimo, magari non vi durerà, dovrete rispruzzarlo durante il giorno, magari non vi dura fino alla sera prima di andare a dormire, però è buono, nulla da dire. Tra l'altro voglio provare anche tutte le altre, visto che ce ne sono veramente tante di profumazioni e sono curiosa di provarle tutte. Perché tanto costa poco, quindi si può fare, si può fare. Poi questa crema non so se ve l'avevo già fatta vedere, ma penso proprio di sì, perché l'ho comprata più volte e io i prodotti che mi trovo bene li ricompro anche più volte, nel senso che quando anche vado di fretta e non ho tempo di stare a guardare per comprare qualcosa di nuovo, ciapo su e prendo cose che vado sul sicuro. Non è proprio una crema, ma è un fluido, pelle secca e molto secca, dona una sensazione veramente di morbidezza. La uso su tutto il corpo, specialmente sulle gambe. Mi piace perché si asciuga velocemente, si spalma in un attimo. Il profumo è buono, sa di mandorle dolci. Ma mamma mia, che buono! Io adoro, 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 adoro. E quindi dopo la doccia, prima di andare a letto, è fantastico. È fantastico, veramente burro di karité e olio di mandorle dolci. Quindi per me è promosso assolutamente questo prodotto qua, questo prodottino qua. Poi ho finito questo dentifricio dell'acqua fresh, raddoppia l'azione più lente. Sì, mi è piaciuto, però sì, è un buon dentifricio, nulla da dire. Ah, poi ho provato questo profumino qua, questo campioncino qua che mi avevano dato in profumeria. Questo qui, della Dior, buono. Molto buono, sì, mi piace. Quindi se vi capita anche questo in profumeria, dategli un'annusata a questo profumo qua, Joy. E secondo me vi piace, è dolce, eh? Sì, ho proprio finito tutto, manco niente esce più, niente, non esce più niente. Buono, di campioncini. Ok ragazze, allora il video è finito, i prodotti sono terminati, spero che vi sia piaciuto, spero che siate state bene in mia compagnia, se avete provato anche voi qualcuno di questi prodotti fatemelo sapere, anzi se avete dei prodotti da consigliarmi, consigliatemeli così magari anch'io provo quello che piace a voi, ci scambiamo un po' queste informazioni da donnine di casa. Bene, io vi auguro una buona giornata, una buona serata e vi mando un bacio grande. Sono contenta veramente di aver trovato delle persone che non sentivo da parecchio tempo. Quindi vi ringrazio di cuore per il bentornata che mi avete dato e veramente un abbraccio grandissimo. Ciao ragazze, a presto! Non scatta, non scatta! Vado di dito. Ciao!